Io non so che cosa ho trovato. C'è tipo... Questa sembra una piramide di vetro. Tipo all'interno sembra che ci sia una sorta di cosa. E quello, se vedete, mi sono appena reso conto che quello è un ascensore che tecnicamente va sotto, perché sopra non c'è niente, quindi va sotto. E con questo ascensore io voglio capire che caspita di segreto dovrebbe essere questo. Ma ho anche un oggetto in più. Siccome sapete che io sono uno scienziato, io posso costruire gli oggetti per riuscire meglio nelle nostre avventure. L'ho chiamato la capro cornuti, questo si chiama, perché è un cornuti che si prende dalla capro, ed è bellissimo perché c'ha anche una cosa magica, quindi bellissimo. Ora, l'unico problema che noto è effettivamente che questa piramide qua non si può effettivamente spaccare, perché ci sono dei blocchi tipo invisibili, e qua vedo che però c'è questa cosa qua. Ora, nemmeno qua non si può ovviamente spaccare. Si può fare una cosa. Praticamente faccio le mie bellissime trapdoor, e tecnicamente facendo così io ora posso andare così, olè, e tecnicamente posso entrare all'interno. Avete visto? Che figata! E qua, qua si rompeva direttamente, bene. Possiamo scendere. Ok, voi non lo sapete, giustamente, ma queste cose sono molto dure. Cioè, ecco, vedete, praticamente se io ci cammino sopra, purtroppo mi toglie metà vita. E il fatto è che io qua non è che posso essere perfettamente... Io noto che queste cose si possono spaccare, perché sono morto purtroppo. E siccome non vorrei morire un'altra volta... È l'unico modo, raga, perché non era secondo me fattibile poter passare. Ecco, ok, facciamo così, va, perché è sicuramente più sicuro che morire, direi. Anche perché sennò qua noi non andiamo avanti. Prendiamo questi oggetti qua. Allora, una spada di 40 di attack damage. Aspetta, ma questo mi insospettisce. Come mai, scusami, c'è tutto questo attack damage? Cioè, nel senso, se c'è questo attack damage vuol dire che effettivamente c'è anche... il motivo per cui... Comunque non preoccupatevi, tanto noi abbiamo la capro cornuti, che praticamente è la mia invenzione incredibile, e questa qua spacca i culi di tutti, raga. Cioè, sono un genio io, non preoccupatevi. Cioè, adesso... Ah, ok, c'è A praticamente. Allora, cara A, non preoccuparti, e tu adesso sarai finita con il mio cornuti. Ma, raga, che caspita di invenzione ho fatto? Ma che cavolo di invenzione è questa? Ma scusa... No, vattene via, via, via. Ok, ciao. Ma che caspita. Ma io non capisco, raga. Ma perché fa così? Brutto schifoso che non sei altro. Muori. Vabbè, raga, tanto io posso passare avanti, quindi che caspita me ne frega. Però è strana come cosa. Cioè, non dovrebbe succedere questo. Vedete queste particelle? Ma che caspita sono? Scusate, ma questo rompe la pietra. Ma che cosa ho inventato io? Ma sono stupido, raga. Cioè, questo qua doveva uccidere le cose, e io ho inventato una cosa che non serve assolutamente a niente, oltre che a distruggere. Ma quanto sono stupido. Io sono intelligente, sono esperto, sono uno scienziato, come ben sapete, che io faccio cose incredibili. Ovviamente, non so se lo sapevate. Qua abbiamo la nostra ricompensa di 11 diamanti, che ovviamente... Sì, 11, 32. Io non ho alcuna parola per descrivere ciò che è appena successo, e non voglio in realtà descriverlo. Voglio semplicemente andare a fare in culo. Ma non potevo rendermene conto prima che c'era la dannata TNT e uscirmene. E io sto per rischiare di morire pure. Ma oggi ho fatto un disastro totale. Senti, prendimi. Cioè, è l'unica cosa che ti devo dire. Prendimi. Aia, 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 aia. Brutta, brutta, brutta. Vai via. Resta qui e vai a quel paese. Tu e tutte le tue smancerie. Ok, ciao. Io me ne esco da qui proprio così. Olè. È stupida. Ah, inutile, schifosa.